La mattinata è nata perché conosco da tempo Mirko Acquerelli, che è un ragazzo splendido, e l'idea è stata quella di far vedere ai nostri ragazzi quello che è la resilienza, cioè la risposta alle difficoltà della vita. E questo, e vedere, toccare con mano persone che hanno reagito a delle difficoltà molto importanti, credo che serva molto ai nostri ragazzi, perché i ragazzi vogliono vedere, vogliono toccare con mano, e questo è un toccare con mano una situazione difficile che però è stata superata. Siamo orgogliosi di essere nelle scuole perché è un progetto che secondo noi è una cosa fantastica, insegnare ai ragazzi e far vedere ai ragazzi cos'è il basket in carrozzina. Per noi è importante essere in queste manifestazioni perché crediamo molto nel nostro sport e vogliamo in qualche modo che sia conosciuto a tutti i livelli, e secondo noi non c'è cosa più bella che far partire dalla base, cioè dai ragazzi, e vogliamo far vedere che questo è uno sport a tutti gli effetti, non è solo un modo per stare insieme, che è sicuramente importante, ma è sicuramente un modo per fare sport anche ad alti livelli. Noi siamo qua intanto per crescere noi come persone e per far vedere, come dicevo prima, che si può fare uno sport ad alti livelli anche in carrozzina. Prima di tutto riuscire a comunicare ai ragazzi che con delle fragilità si può comunque fare qualcosa, nel senso che potenziando quelli che sono i propri aspetti positivi, in questo caso penso che gli atleti abbiano potenziato al massimo la loro tecnica di gioco, la loro muscolatura magari non fragile, riescano comunque a far qualcosa. E poi proprio la possibilità di vedere che accade qualcosa di negativo nella propria vita, si va avanti e si costruisce comunque del positivo. Credo sia molto utile anche entrare a contatto con queste realtà, quanto nella vita spesso succedono cose non molto positive, che non sono prevedibili, quindi il messaggio che arriva è che nonostante tutto c'è sempre una soluzione, bisogna sempre andare avanti a testa alta e con molto coraggio. Emozione forte, emozione grandissima, è veramente uno sport pesante perché bisogna usare principalmente la parte del corpo superiore, e quindi è uno sforzo pesante sia per le spalle che per le braccia. Sei riuscito a fare canestro? Assolutamente sì, ho fatto 3-4 canestri, però ne ho sbagliati altrettanti. Una bella esperienza? Sì, una bella esperienza, conosco questi ragazzi perché si allenano prima di me e veramente sono orgoglioso di far parte di questa organizzazione, di aver partecipato a questa sfida.